Con la nonna. La mia mamma stava in casa con gli altri miei fratelli e con mio papà. Mia mamma aveva avuto 13 figli, 5 dei quali però sono morti. Siamo rimasti in 8. Uno era nato morto, ma adesso è vivo. Si pensava che fosse morto, ma il dottore gli ha messo la cannetta sotto il naso e l'ha resuscitato. Questa è la storia del mio fratellino più piccolo, l'ultimo nato, che oggi è ancora vivo. Con me, oltre mia nonna, abitavano anche i miei tre zii. Quando iniziò la guerra, quella con l'Austria, i miei zii li hanno chiamati alle armi, sono partiti, li hanno mandati a Pola. Mia nonna piangeva, mio padre no. Quando iniziò la guerra, quella con l'Austria, non c'era molto da mangiare. Mia madre cercava da mangiare, noi cercavamo da mangiare. Tutti cercavamo da mangiare. Quando iniziò la guerra, i miei zii sono partiti tutti insieme. Erano felici, allegri, spensierati, cantavano. Però erano incoscienti e mia nonna quasi impazziva per la disperazione. I miei zii sono partiti tutti insieme, ma poi li hanno divisi. Uno era sempre in prima linea, il secondo l'hanno mandato fino in Russia. Invece il terzo è morto in
seppellito là fuori in un cimitero di guerra e non sono mai riuscita ad andare a trovarlo. Lo sa, io avevo una maestra che era un tesoro. C'era un prete, un preside, anche loro erano un tesoro. Erano così bravi con i bambini. Lo sa, io sono andata a scuola fino alla quarta elementare. Poi non sono più andata. Noi capivamo che c'era la guerra, perché gli uomini partivano e non tornavano più. Chiudevano i monti e facevano le trincee. A mezzogiorno la maestra ci portava da mangiare una bella scodella di iota, perché noi eravamo poveri. Poi tornavamo su per il ruscello. Io sono nata quando Trieste apparteneva all'Austria. Tante cose sono cambiate dopo. Maria Verzellesi, classe 1896, Bagnolo in piano. Sul finire del 1914, tutti, ma tutti quanti, eravamo convinti che la vita non dovesse mai cambiare. Così, nella grande sala, l'albero strappato alla terra continuava ancora a brillare, ancora pacchi di regali grandi, piccoli, dalle diverse forme, ancora la nonna come capofamiglia, ancora presenti mia madre, mio padre, lo zio Ferdinando e lo zio venuto da Parigi. Ancora si respirava quell'atmosfera di festa. Però con il 24 maggio l'Italia entrò in guerra. Mia nonna e mia madre avevano smesso di lavorare i cani pregiati per confezionare passamontagna e altri indumenti per i soldati al fronte. In casa c'era un'atmosfera di dubbi, di paure, d'agitazione, ma allo stesso tempo esaltante, poiché tutti eravamo convinti di combattere per una giusta causa. Forse anche la nonna la pensava così, almeno finché non fu richiamato lo zio. Quando l'auto con lo zio partì, tutti erano commossi. Tutti, tranne la nonna, che rimase ritta, immobile sulla soglia della casa, con un viso pallido, terreo, gli occhi fissi e senza lacrime. Il dolore della nonna mi sconvolse più della partenza dello zio. Quella notte io, e penso pure lei, nei nostri letti versammo le nostre lacrime. Fu questo il mio ultimo ricordo della nonna. Essa s'ammalò qualche mese dopo e lo zio non ritornò mai più. Se io dovessi descrivere il modo in come si svolge la vestizione dei soldati e degli oggetti che ci furono dati in carica, io non sarei certamente creduto. Il magazziniere ci mise in cerchio, entrava e usciva dal magazzino, portava alcuni indumenti che distribuiva a ciascuno di noi senza provarceli, né ce li cambiava se per caso ci fossero grandi o piccoli. Quando io fui completamente vestito ed ebbi completato il mio zaino degli oggetti che mi era stato distribuiti, con un cappotto che era grandissimo, abbottonato all'indietro, ridevo da solo come un pazzo. Poi il pantalone mi era lungo e largo, che dovetti svoltare per almeno 10 cm sulle scarpe. Il colletto del cappotto era così largo che l'apertura mi arrivava al petto, come la camicetta scollata di una signorina. Poi il berretto mi scendeva sulle orecchie, la visiera larghissima, mi parava gli occhi.
Poi non parlo delle scarpe. Sembravano due barchette chiodate peggio che un piede di mulo. Sembravo un vero Gutica. È vero. E se mi fossi recato su un palcoscenico, chissà quanti applausi avrei riscosso. Tanti. Maria Brunetta, classe 1896, Azzano decimo. Si parte col cuore grosso, una gran voglia di piangere e uno zaino colmo delle nostre certezze. Papà sospira continuamente. Io non parlo. Mi sento oppressa da un'angoscia mortale. Guardo senza vedere. Odo ma non sento. Mi sembra di essere morta. Infatti, la parte migliore di me stessa è rimasta a casa mia, ad Azzano decimo. Durante il viaggio su quel camion che ci conduce alla stazione di Gorizia, stringo le mie certezze, la mano di papà e lo zaino. Arrivammo alla stazione, piena di esuli e di soldati. C'è chi piange, chi dorme, chi guarda stupidito, che ha ancora negli occhi l'ossessione delle cose orribili provate o vedute. Provo ad entrare nella sala d'aspetto. Un indecifrabile composto di odori eterogenei disgusto l'ho fatto. Alla vista non si offrono spettacoli migliori. Una madre con il suo unico bambino che ha perduto la ragione. Smania, grida, urla, piange. Dall'altra una malata con gli occhi dilatati, le guance arrossate, che ha perduto la ragione. 7-8 bambini dispersi, raggruppati dai soldati che ogni tanto chiedono della loro madre. Mamma, mamma, mamma! Una sgualdrina che si intrattene con dei giovinastri. Siamo tutti giunti a marce forzate. Siamo stanchissimi. Io ho il cuore infranto e lo zaino vuoto. Giuseppe Betti, classe 1894, Siena. Cara madre, quando avrai questa notizia saprai della sorte toccatami. Giuridicamente parlando è un'ignominia, ma questo lo diranno dopo gli uomini. La morte ha scoccato la sua freccia e tra poco mi raggiungerà. Io vado al martirio con il volto sereno e l'anima in pace. La causa è alta, ma la vita per essere non è spesa in vano. Madre, io mi sacrifico per la nostra patria. Addio. Dopo il rancio che mi si presenta il comandante e mi domanda: sai andare in bicicletta? Signor sì! E allora presentati subito al comando. Mi presentai al comando e fui nominato ciclista allo stato maggiore.
mi sembrò una nuova vita. Eravamo in sei. Pieretti Anacleto, Castiglioni Romolo, Gasparini Giovanni, Gasparioni Giovanni e Guarnini Romolo. E io, Angelo Altani. Da ultimo arrivato, dovevo scopare di più di tutti. Ed io volevo attirarmi la benevolenza degli ufficiali e dei miei compagni. Così, quando di notte si doveva andare fuori, toccava a me. Il comando di brigata era a Fossalta di Portoguaro, a circa 40 km da San Donà. E quando si guastava la motocicletta, eravamo noi ciclisti che dovevamo fare lo scambio di corrispondenza. A me mi è toccato più volte fare 80 km, partendo la sera alle 7 e rientrare al mattino seguente. La strada è continuamente battuta dal nemico. Noi ciclisti procediamo 50 metri l'uno dall'altro. Ovunque, proiettili inesplosi, reticolati, ma soprattutto croci di legno. Legno grezzo. Mi viene ordinato di avvisare le cucine che il raggio deve essere pronto per le 10. Ma dove? Dove sono le cucine? Dove? I quattordini devono saperlo. Sì, devono saperlo. Trovarle. Io le trovai. A circa 100 metri in un palloncello. Si scivolava come camminare sul sego. L'anticamera era una trincea. E ogni feritoio un moschetto. Più oltre una grotta. Un vero inferno. Fuoco e fumo facevano bollire le marmitte con la carne, ma il fumo dava l'occhio al nemico. E cioè, le cucine furono spostate più lontano. Così io e tutti i miei compagni siamo costretti tutti i giorni a recarci in bicicletta per portare gli ordini agli addetti del vettovagliamento. Consegnato l'ordine, ci sentiamo allegri, felici. Il momento è breve, passa veloce. Tornate al comando, il tenente Ronchi con la rivoltella in pugno ci fa tornare un 1 alla zona assegnata. Pronti a un nuovo ordine. Io mi sento scoppiare, mi sento solo e devo sopportare un lavoro superiore alle mie forze! Una mattina, mentre io e la mia pattuglia eravamo in un'imbellustrazione, in una piccola grotta abbiamo trovato nascosti due soldati austriaci,
Uno era anziano, sui 50 anni, e aveva una lunga barba, che già principiava a diventare biancastra. Mentre l'altro era giovane, avrà avuto appena 18 anni. Io e i componenti della mia pattuglia siamo rimasti meravigliati per l'atteggiamento che avevano, perché erano mano nella mano e non c'era verso di farli staccare. Il comandante che ci guidava non fu né aspro né cattivo, anzi, con buone maniere disse: lasciateli fare, li porteremo al comando e li scopriremo perché si tengono stretti per la mano. Furono portati al comando e il capitano medico gli medicò le ferite, confermando che erano assai leggere. Poco dopo arrivò al comando un tenente, che parlava e capiva bene il tedesco, e dunque, senza alcun problema, li interrogò. Poco dopo esclamò: ma sono padre e figlio! Il padre ha 53 anni e il figlio ne ha appena 17! Ecco, credo, perché si tenevano stretti per la mano. Quando venne fatta conoscere questa notizia noi soldati italiani, facevamo gara e correvamo al comando per cercare di portare qualcosa. C'era chi portava mezza pagnotta, chi qualche pezzo di cioccolata, altri sigari e sigarette, e anche gli ufficiali portavano qualcosa, dimenticando in quel momento che essi erano due soldati nemici che, disgraziatamente come noi, erano stati chiamati a fare la guerra, anche contro la propria volontà. Teresa Di Castro, classe 1885, Ragusa. Luciano, la divisa vuole che tu non sia più ragazzo, ma uomo. Ed io ti immagino forte, valoroso, amante delle peripezie, della vita movimentata, dei pericoli. Noi siamo consapevoli che per te trovarsi al fronte, in questi momenti in cui si decidono le sorti della propria patria, è quanto di più ardimentoso e difficile vi possa essere. Lo sappiamo, la guerra ha sconvolto e distrutto tutto, anche quei valori come la lealtà, la dignità, la franchezza, che erano un motivo di vanto per il nostro esercito italiano. Ma tu non perderti mai di coraggio, metti in pratica tutto ciò che hai appreso a scuola e in famiglia, e non avrai alcun male. Scrivici tutti i giorni, pensaci, ma per avere forza, non per scoraggiarti. Noi ti aiutiamo, da lontano, in ogni cosa. E se hai un buon superiore, amalo, fallo conoscere bene i tuoi compagni, e tutti insieme lasciatevi guidare da lui. Sii sincero e leale, la trincea accrescerà la tua virtù. Giovanni Battista Pecorella, classe 1898, Palermo. La sera è un fioccare di colpi, si distingue ai nostri perché manda un suono secco, unico. Ta! Ta! Quelli degli austriaci mandano un tappim! Tappim! Rabbioso, che qualche volta diventa un convulso tatapim, tatapim, tatapim! Tatapim, tatapim, tatapim! L'ufficiale di avamposti deve stare attento a certi colpi. Vive nella sinfonia notturna. Sentendo un colpo nel buio, potrebbe dire da dove è partito, dove andrà a battere. Ascolta la misteriosa sinfonia notturna, penetrando nei segreti. A brevissima distanza, un altro uomo vive nella mia stessa condizione, ma alla rovescia. Milano.
Finalmente un pomeriggio libero. Ho il cuore riboccante. Che bella giornata di lavoro ieri. Forse ancora più bella del 26 maggio scorso. Ero di pomeriggio all'ospedale e la caposala, grazie al cielo, se ne andò alle 7 ed io rimasi fino alle 9:30. Ero felice, intenta del lavoro, tra i miei feriti appena arrivati. Me li portai tutti io e Marella. In sala li misi a posto per bene ed ero orgogliosa della responsabilità che mi era stata data. Ero felice, pur stanca, per quei poveretti. Il buon Viviani assisteva al lavoro ed ogni tanto incontravo il suo sguardo. Poi, quando fu in sala di medicazione a pulire i ferri, venne piano piano, col volto contratto dalla sofferenza, a chiedermi e a supplicarmi di fargli io l'iniezione. Era tardi, ma fui contenta di poterla assecondare e di vedere quel povero volto spianarsi e quel sorriso triste ricomparire sulle sue labbra. E quella dolce voce, ringraziarmi, ringraziarmi con una sincerità commovente. Ho ancora nell'orecchio la voce lenta, grave e profonda. Oh, se sapesse quanto bene mi fa lei! Ed ho negli occhi lo sguardo allucinato, come rapito, in un'estasi divina. E quella stretta di mano, e il suo ultimo e intenso grazie. Giuseppe Miconi, classe 1897, camerino. Teresa, in questo ultimo momento della mia vita, sento il desiderio di confidare a te i miei ultimi pensieri. I pensieri di un morituro, e quelli devi anche credere. Mi dispiace non averti potuto dedicare tutto quel tempo che avrei voluto, ma conosci il compito datomi. Per un fine superiore e per il bene della nostra patria, fine di cui non mi pento. Volevo solo che tu sapessi che io ti ho amata immensamente, anche nei momenti più angosciosi, ed il mio affetto non è mai venuto meno. Sei stata la compagna più bella, buona, intelligente, affettuosa che io avessi mai potuto sognare. Mi illudo di aver sempre cercato di ricambiare quei sentimenti che mi provocavi. Non ho più la fermezza di continuare. Addio, Teresa. Mia, fino alla fine. Marlene Dietrich, classe 1901, Berlino. Marlene.
Antonio Giaquinta, classe 1894, noto. Mamma, io ho il cuore infranto. Perché dovevo essere proprio io a subire tutto questo martirio? A vedere ciò che ho visto? Come siamo rimasti? Ma quale colpa ha il soldato? Quale soldato? E perché accusarlo in pubblico? Povero soldato, poveri noi. Io resistetti, feci quel che potevo, obbedì a tutti gli ordini. Ma dov'ero io? No, non fu panico, né incoscienza, né vittoria nemica. Il crollo avvenne quando scendemmo giù ed entrammo come in un mare, nel non saper nulla, perduti. Mamma, io mi rivolgo a te che mi conosci. Aspetto la tua parola che mi scemi la sofferenza. Sono e sarò sempre il tuo soldato, il tuo figlio disposto a tutto. Vincenzo mio, ebbi giorni fa la tua lunga lettera, attesissima e graditissima. L'ultima tua fotografia è bella e l'ho cara. Sei tu, con la tua deliziosa fossetta, che mi fa fremere per tanti ricordi. Non sei preso bene, ma io ti rivedo chiaramente. Grazie dunque, Vincenzo mio, per queste fotografie che ho gradito immensamente, per quanto sono arrivate ben tardi per il mio desiderio. Io sono dunque sincera solo nei momenti buoni. Perdonami per le mie stranezze nate dalla nostra lontananza, dal sospetto messo in me da tanti fatti a te noti, dal mio amore che non è mai sazio di te. Pensa che tutto passerà quando saremo insieme, e più quando sarò tua. Una cosa però mi addolora, di non poterti mandare per Natale un bel pacco magnifico che possa in qualche modo risollevare l'animo tuo, che in quei giorni sarà proprio solo. Mi dispiace di non poterti mandare il segno del mio amore, vigilante e premuroso, perché se tu non sarai felice in quei giorni, io sarò sconsolata in mezzo agli agi di casa mia. Avrò tutto e tutti, e non avrò nulla e nessuno senza di te. Ora, però, so che tu ti aspetti da me uno sfogo politico per il vile agire dell'Austria. Pensi che sarei contenta di una pace o di una tregua? No, io ti do ragione. L'Austria ha voluto la guerra quando le era comoda. Adesso vuole la pace quando le è comodo? Pensi che ci sarebbero degli italiani pronti ad accontentarla? Io sogno la vittoria. Sogno il nostro amore. Sempre. Maledetta parola. All'inizio sembra un simile, poi si fa sempre più assordante. Guerra, 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 guerra! Maledetta! Un giorno, a casa, si presentarono due guardie. Mi dissero che dovevo sbrigarmi, che dovevo seguirli, che non c'era tempo da perdere. Solo qualche minuto per prendere le ultime cose, salutare la mia famiglia, ed eccomi in viaggio per il fronte!
Quelle frasi ogni giorno rimbombavano sempre più forte nella mia testa. Dovete essere pronti a difendervi! Dovete attaccarli voi per primi! Coglierli di sorpresa! Non riuscivo a capire perché dei perfetti sconosciuti ce l'avevano a morte con me, visto che io non conoscevo loro e loro non conoscevano me. Cosa mi sarebbe successo? Io avevo paura, paura di andare in guerra, di combattere, paura di non tornare più a casa. Appena giunti a destinazione, trovai tanti altri giovani come me, tutti in fila. Il nostro comandante ci guardò e ci disse che eravamo lì per difendere la nostra gente, il nostro re, il nostro Dio. Tutti noi ascoltammo quelle parole senza fiatare, immobili. Ci disse anche che a guerra finita i più valorosi sarebbero stati ricompensati con le terre conquistate al nemico. Al posto della zappa, però, adesso impugnavo un fucile. Mai avevo immaginato, sino a qualche tempo prima, di dover un giorno uccidere delle persone. Io che, in tutta la mia vita, non ho mai fatto del male a nessuno. All'inizio fu terribile, mi sembrò di impazzire. Poi, col passare del tempo, quella vita mi parve normale, l'unica possibile. Una cosa ho capito con l'esperienza. Gli esseri umani riescono ad abituarsi a qualsiasi cosa. Basta solo dare loro tempo a sufficienza. Una sera ero in perlustrazione. Camminavo piano. Ad un certo punto vidi un soldato nemico appostato in un cespuglio. Era chino su se stesso, seduto su un masso. Lui non mi vide perché era voltato dall'altra parte. All'inizio pensai di farlo voltare, farmi scoprire, guardarlo negli occhi e combatterlo a viso aperto, alla pari. Invece, non vidi mai i suoi occhi. Mi avvicinai piano piano, senza farmi sentire. Con una mano gli tappai la bocca e con l'altra, con un sol colpo e con tutta la rabbia e l'odio che avevo in corpo, gli tagliai la gola e scappò. Uscendo,
trovai molti manifesti attaccati ai muri. La patria ha bisogno di braccia, di aiuti. Migliaia di feriti aspettano di essere assistiti. Fate il corso delle infermiere della Croce Rossa. Avevo 16 anni. L'età per essere assunta era 17. Ma piena di coraggio e di volontà mi presentai. Nulla da fare, ero troppo giovane. Ma non mi detti per vinta. Così, tramite amici di mio padre, fui presentata all'insigne professor Hirley e fui accettata. Dopo furono mesi di lavoro durissimo, lezioni fittissime, insegnanti molto esigenti. Un giorno mi fu detto di preparare un ferito per l'amputazione di una gamba. Ebbi una grossa mortificazione. Non avendo sufficiente pratica ed essendo molto timida, mi fermai, interdetta. La suora vide la mia incertezza e mi fece segno di aspettare il suo aiuto. Ma il medico, bel medico, si accorse della mia intesa con la suora. Sorella, la sua misericordia finisce all'ombelico? Una mortificazione che non ho ancora dimenticato. Passarono mesi. La guerra infuriava sempre di più. Una mattina appello in ospedale per scegliere chi partirà per il fronte. Non mi vollero includere per la partenza, ma dopo 24 ore ero insieme alle mie compagne in treno verso la Russia. Ospedale nominato Città di Borbone. Fu un viaggio lungo, stancante. Praga, Cracovia, Varsavia e così via. A Varsavia scesi dal treno per qualche minuto. Militari dappertutto. Nella sala d'aspetto un immenso quadro di Francesco Giuseppe, imperatore d'Austria. Seduti centinaia di ucraini che lo sporcavano. Quel quadro era di un'altezza di più di 4 metri e fino ad allora era stata una reliquia. Io avevo 17 anni, ma capii già allora che avremmo perduto la guerra. Militari dappertutto, feriti ovunque, visi pallidi e spaventati, tutti intirizziti di freddo. Tutto quello spettacolo inferì sul mio animo un solco che mi accompagnò per lunghissimi anni. Azzaria Tedeschi, classe 1887, Serra San Bruno. Notte terribile. Notte terribile! Vorrei essere già morto. È umanamente incredibile tutto quello che succede qua. Zaini, gambe, zolle di terra, pietre, vescere, tutto vola in aria. È un frastuono come se il mondo volesse ritornare al caos. I miei soldati sono pallidi e istupiditi dal terrore. Ho avuto comunicazione che l'intera divisione Howard dell'esercito ungherese ha prodotto grandissimi danni all'artiglieria italiana. Marianna, io però non mi pento di quanto ho fatto per la nostra patria e se mi fosse possibile tornare indietro io non lo farei. Spero che la brevità della nostra conoscenza diminuirà il tuo dolore e ti auguro di avere presto, ma molto presto, dalla vita la felicità che non ti ho potuto dare io. Addio, mia e ultimo dolce pensiero. Ricordo che erano i primi giorni di settembre. Mi portarono nella provincia di Verona. E arrivati là, i comandanti ci dissero qual era l'indirizzo per scrivere alle case. Al soldato Rapito Vincenzo, 69° reggimento fanteria di marcia, secondo battaglione, secondo reparto, zappatore, zona di guerra.
per dove si trovava. Quando noi sentimmo quel suono di guerra, ne torniamo già dentro, la cercavo scanto. Pensavo, ma ora come lo sente mia madre, zona di guerra? Sa quanto tanto sa fare quella povera di mia madre. Mi fecero fare 15 giorni di camminare per tutti i provinci dove, zaino in spalla, a fare tattiche e guerra. Tirei fucile, tirei bomba a mano, camminare curve e strisciare in terra. Senza mai lavare le scarpe o fare la cangiare a biancheria. E poi mi porta a Rascio, dove la notte si vedevano i monti e di giorno ci facevano saltare tante fosse. Di notte sentivamo tuoni e vedevamo lampi. Abbiamo scoperto che erano cannonate e pensavamo, se ne portano due, la famiglia non arriveremo giù. E i lips magari che scrivevano, non arrivavano a rire. E chi da che arrivavano a rire? Erano tutti scancellati, perché per la censura non poteva essere di trovarci scritto: figlio mio, stai attento, guardati. Ma poteva essere di trovarci scritto: bisogna di morire per la patria. E noi dovevamo andare indietro scritto: madre, io morirò per la madre patria. E tutto in italiano. Ma maledetta la madre patria, maledetta! Stanno facendo morre prima di arrivare nei trincei. 15 giorni senza dormire. E poi, il 4 novembre, una giornata che non la dimenticherà nessuno, né io, né chi de che avviene a nascere, e né chi de che non c'era. Passarono tanti apparecchi, fasce, per lanciare una comunicazione che diceva che bisognava sgombrare due strade, una che veniva da Bassano e l'altra a destra dal nostro accampamento, perché dovevano passare una colonna di macchine con tutto lo stato maggiore, con dei prigionieri, perché dovevano andare a firmare l'armistizio a Trieste, a Castello San Giusto. E così furono scomprate. Arrivati là, firmarono la pace e poi ci fecero l'appello. Noi col presenta d'arme, perché c'erano tutti questi pezzi grossi, e ne dissero: chi ha le gallette e le scatolette se le mangia. E chi te connevo niente? E chi te connevo niente? Ne mangiamo questa mincia, ne mangiamo. Abbiamo vinto la guerra, ma ne avevamo perso a mangiare. Eppure ricordo molta gente che era sulla strada ad aspettarci per un ultimo saluto. Partimmo. Addio, cara Corropoli, ci hai accolto dopo la disfatta di Caporetto. Addio. Io ritorno al mio paese e ti lascio un po' del mio cuore. Pure le gallinelle ti lascio, come nostro ricordo, cara Corropoli. Addio. Il viaggio fu un po' lungo, il treno andava ad agio e dai finestrini vedevamo i reticolati, le trincee, le piante divelte, i buchi delle bombe e le case dei paesi completamente distrutti. Scendemmo dal treno a Castelnuovo e salimmo su un camion che ci portava a Tempe di Sopra. La strada era ostruita da macerie, così continuiamo per un sentiero.
giungemmo in chiesa. A braccia aperte il coro curato ci aspettava. Era il 6 aprile del 1919. Ci accarezzava e man mano che arrivavamo ci faceva entrare in chiesa. Un po' alla volta ci assegnò un banco. Chi fu sistemato nell'orchestra, chi nel battistero. Alcune famiglie furono sistemate sull'unico piano delle scuole, dove però mancavano le porte e le finestre. Erano gli unici edifici con un tetto. Dormire in chiesa? Dormire in chiesa sì, ma cucinare? Dai, cucinare no. Così all'esterno, sui muri della chiesa, vennero piantati tanti chiodi con delle pietre e formarono tanti piccoli focolai. Quando il tempo era bello, bene. Ma quando era brutto, il fuoco si spegneva. Pazienza! Bisognava fare pazienza! E si saltava il pasto. La guerra era finita, sì, ma si doveva ricominciare. Dal Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio del 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi. È vinta! La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre e dalla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi, 1 cecoslovacca ed 1 reggimento americano contro 73 divisioni austro-ungariche. È finita! L'esercito austro-ungarico è annientato. Esso ha subito perdite gravissime nell'accanita resistenza dei primi giorni. E nell'inseguimento ha perduto quantità ingentissime di materiale, di ogni sorta, e pressoché per intero i suoi magazzini e i depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa 300.000 prigionieri, con interi stati maggiori, e non meno di 5.000 cannoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza alle valli, che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Viva l'Italia! Viva Trieste! Viva Trento!